Questa sera, figli, che siamo qua riuniti, in pochi, rispetto ad altre sere, teniamo un tono più confidenziale. Questo gruppo, meno numeroso, deve ispirarci a sentirsi più a nostro agio. A fare, oserei dire, una confessione collettiva. Parlarci in tutta sincerità e cordialità. Ma ditemi in tutta sincerità e in tutta cordialità, se vedete il bisogno, la necessità, la ragione, che l'insegnamento da qualche del vostro tempo a questa parte abbia preso questo nuovo aspetto, questo indirizzo del tutto particolare o comunque diverso dal consueto. Non era forse meglio rimanere in quello valido insegnamento che conoscevate prima, fino a qualche tempo fa? Insegnamento più tradizionale, che poteva forse rappresentare il meglio di tutte le filosofie in qualche modo accettabili, intellegibili, valide, piuttosto che percorrere questo nuovo indirizzo, così pieno di difficoltà a seguirsi. Questo indirizzo che implica uno sforzo mentale, certo, considerevole, da non sottovalutare, per delle creature che come voi non sono avvezze alle regioni della ragione pura, delle creature che non hanno dimestichezza, parlo senza volervi giudicare né offendere, che appunto non sono avvezze a ragionamenti astratti. Eppure, se vi abbiamo condotto in questi sentieri, lo abbiamo fatto perché siamo convinti che di essi voi avete grandissima utilità. E perché abbiamo scelto voi, figli?
Abbiamo scelto voi perché, benché non siate avvezzi a ragionamenti astratti riguardanti la ragione pura, tuttavia per capire siete avvantaggiati a chi possiede, parlo in senso generale figli, una vasta cultura, perché dovete, non dovete distruggere ciò che sapete per capire, perché ascoltate le nostre parole non come nozioni da porsi nella più o meno vasta enciclopedia della propria cultura per accrescerla, ma perché ascoltate le nostre parole convinti che se sono quelle che sono, la rappresentazione della realtà, sono verità che vi sono porte, presentate con amore e con l'intento che le facciate vostre. Scegliamo voi per parlarvi di questo insegnamento, quindi perché voi ne avete bisogno e perché voi, malgrado tutto, potete esserne custodi, capirlo, comprenderlo, assimilarlo e tenerlo presente nella vostra mente.